La natura, senza l'intervento spesso nocivo dell'uomo, segue il suo flusso. Aria, terra, acqua, fuoco sono gli elementi che la compongono e ne danno sostanza ed energia vitale. L'uomo, che è parte di questa energia universale e se ne dovrebbe cibare costantemente, ha però perso la sua capacità di seguire il suo flusso naturale. Fin da quando siamo piccoli, siamo guidati dall'istinto di muoverci. Impariamo ad esplorare il mondo che ci circonda, toccando ogni cosa. Il tatto diventa il mezzo per iniziare a conoscere, per imparare a spostarci. E il suolo è il nostro primo compagno di giochi. Il movimento è la prima necessità, ed esplorare il mondo muovendoci è la gioia più grande. Diventando adulti, però, gli schemi sociali moderni ci portano a standardizzare i movimenti quotidiani a gesti ciclici, ripetitivi e sempre meno istintivi, naturali e creativi. Alzarsi, sedersi, camminare poco e spesso in posture errate, eseguire attività sportive specifiche su gesti poco creativi, crea adattamenti sempre meno naturali e il nostro completo potenziale rimane assopito. I blocchi articolari che si creano col perpetuarsi di posture quotidiane errate contribuiscono a limitare le possibilità di movimento e creano dolori e sfiducia nelle proprie capacità motorie. I movimenti quotidiani si limitano ad un assurdo rituale per la sopravvivenza. Il Primitive Functional Movement nasce con lo scopo di ridare all'uomo le sue incredibili capacità motorie, permettendogli di continuare quello che aveva iniziato nei primi anni di vita, prima che il suo processo di esplorazione del proprio potenziale neuromotorio venisse bruscamente interrotto con le prime costrizioni imposte dalla società che lo circonda. Il Primitive Functional Movement è un sistema di allenamento completamente a corpo libero che si sviluppa col continuo contatto col suolo, per permettere alla persona, qualsiasi sia il suo livello di partenza, di utilizzare il tatto come ripresa di coscienza del proprio corpo nello spazio. Il suolo infatti offre continui punti di riferimento permettendo al corpo di organizzare schemi di movimento sicuri ed efficaci. Movimenti che passano dalla mobilità articolare dei due fulcri motori primari dell'essere umano, l'anca e il cingolo scapolare, fondamentali per gestire i movimenti degli arti inferiori e superiori. Attraverso le corrette attivazioni di gruppi muscolari funzionali e di catene cinetiche, il corpo ha la possibilità di muoversi nei tre piani di movimento nello spazio che lo circonda, garantendo stabilità all'asse portante del corpo eretto, la colonna vertebrale, e alle articolazioni che supportano il movimento a carico delle anche, le ginocchia e le caviglie, e del cingolo scapolare, i gomiti e i polsi. Attraverso il Primitive Functional Movement, ogni persona migliora la propria postura corporea e la propria funzionalità motoria. Questo vuol dire prevenire dolori e infortuni articolari e muscolari ed essere più efficienti nelle attività quotidiane e sportive. Il Primitive Functional Movement è adatto a tutte le età. Praticato da bambini, consente di gettare le basi per un corretto sviluppo neuromotorio, costruendo coordinazione, stabilità e fiducia nei propri movimenti, fino ad avvicinarli agli sport in maniera più cosciente di quello che il proprio corpo può fare e di come farlo. Sappiamo infatti che gli infortuni, spesso anche gravi, non risparmiano i giovani atleti e alla base c'è sempre una scarsa gestione dei propri movimenti durante l'esecuzione dei gesti sportivi, che sebbene nell'età giovanile vengono vissuti come un gioco, sono schemi motori a tutti gli effetti e come tali necessitano di un corretto sviluppo della struttura fisica del bambino e del ragazzo. Il Primitive Functional Movement consente loro di prevenire gli infortuni e di esprimere al meglio il proprio potenziale fisico e motorio, permettendogli di vivere al meglio la propria passione sportiva, senza l'incubo degli infortuni. Ma praticare il Primitive dà benefici fisici e di salute a tutte le età. Se il bambino deve imparare a muoversi correttamente per avere delle basi ottimali su cui crescere, l'anziano che vuole essere autosufficiente nell'esecuzione dei movimenti quotidiani e vuole limitare al massimo i dolori fisici che arrivano con l'avanzare dell'età, beh, per lui il Primitive è un autentico toccasana. Praticare costantemente 15-20 minuti al giorno di Primitive
gli permette non solo di rallentare i processi degenerativi delle strutture articolari, ma anche di migliorare le proprie capacità di esecuzione dei movimenti quotidiani, che, per vari motivi, ha trascurato per fin troppi anni. Gli anziani sono proprio coloro che apprezzano di più i benefici corporei che offre il Primitive. Spesso scoprono di riuscire a fare dei movimenti che non avevano mai immaginato di poter fare neanche da giovani. Non è mai tardi per iniziare a muoversi correttamente e il Primitive ti insegna come farlo. I primi elementi del sistema di allenamento Primitive Functional Movement nascono nel 2009 e dal 2011, anno della sua creazione, il Primitive viene utilizzato in ogni contesto fisico, dalla prevenzione e riabilitazione fisica e sportiva alla preparazione atletica di elite, passando per il mero fitness orientato alla salute e al benessere generale. Atleti di ogni disciplina sportiva ed appassionati dell'allenamento fisico di ogni età, livello e obiettivo traggono quotidianamente grandi benefici dall'esecuzione degli esercizi del Primitive. Ad oggi migliaia sono le persone che fanno del Primitive la propria fonte di quel benessere che non è solo fisico, ma che si eleva a vera e propria riscoperta del proprio potenziale in toto. Quando scopri di riuscire a muoverti in totale sicurezza ed efficacia, traendone una grande sensazione di salute, il benessere che provi non si limita solo al tuo corpo, ma colpisce la tua mente e il tuo cuore. Chi si allena col Primitive ha voglia di condividere con i propri cari e amici i benefici che prova. Ne consiglia gli allenamenti e spesso questo desiderio è talmente forte che molti si appassionano al punto di voler diventare istruttori di questo meraviglioso sistema di allenamento, per poi contribuire a migliorare lo stato di salute e benessere delle persone intorno a loro. In questi anni la stupefacente efficacia del Primitive è stata dimostrata costantemente in ogni ambito dalla quotidiana applicazione sul campo degli istruttori certificati dalla WTA Functional Training Academy. Non c'è il minimo dubbio su questo. Basta provare i primi movimenti di base del Primitive per capire, dopo pochi minuti, cosa succede nel proprio corpo. Dopo poche sessioni di allenamento ci si rende conto di quello che si è realmente in grado di fare. E la sensazione di benessere cresce di allenamento in allenamento. Chi prova il Primitive sotto la sapiente supervisione di un istruttore certificato non torna più indietro, vuole continuare a nutrirsi degli straordinari benefici che il Primitive è in grado di dargli. Ad oggi il Primitive conta una straordinaria comunità che cresce sempre più forte e coesa giorno dopo giorno. Grazie alla nuova piattaforma web che offre corsi di formazione online in tre lingue, inglese, spagnolo e italiano, e grazie alla straordinaria applicazione specifica sui programmi di allenamento, alla portata di chiunque, oggi tutti possono praticare Primitive in ogni parte del mondo, dall'istruttore sportivo all'appassionato di allenamento, fino alla persona che vuole semplicemente sentirsi bene fisicamente, col proprio corpo e la propria mente. Il Primitive Functional Movement è una incredibile possibilità di salute, e la tua profonda matrice di potenziale fisico, sta a te fare il primo passo. È il tuo corpo che te lo chiede e ricordati, non è mai tardi per iniziare. Primitive is your deeper matrix. Get a chance. Discover your real potential.